Sindaco, venendo ad ANM, ieri sera l'incontro è andato quasi deserto, molti sindacati gli hanno proprio deciso di non partecipare. Lei innanzitutto questo se lo aspettava? Ma innanzitutto parto da un dato. L'incontro di ieri è stato chiesto alle organizzazioni sindacali. E quindi io posso esprimere innanzitutto un giudizio non negativo della riunione di ieri. Ieri c'era la CGIL, c'era USB e Federmanager. Devo dire, la riunione comunque è stata una riunione proficua, franca, dialettica, però importante, perché ho detto delle cose molto importanti che sono state recepite, credo, con grande attenzione. Questo per quanto riguarda la strategia di ANM, rilancio di ANM. Poi sul resto registriamo, l'ho già detto più volte in questi giorni, una risposta insoddisfacente sul fatto del 31 gennaio. Io voglio ancora sperare che all'ultimo minuto ci sia un cospicuo numero, un necessario numero di lavoratori che possa garantire alla città, ai napoletani, ai turisti, un servizio che tra l'altro è rilevante per ragioni di sicurezza. Tant'è vero che questa nostra tesi, che non è la tesi De Magistris, è una tesi di buon senso, è sostenuta non solo da tutti noi, è sostenuta da tutti i napoletani, credo da tutti i turisti, anche se non li ho interpellati, ma i napoletani sicuro, è sostenuta dal prefetto, sostenuta dal questore, sostenuta dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al comandante della Polizia Municipale, al comandante della provinciale della Guardia di Finanza. Quindi evidentemente è un tema che siamo tutti uniti. Chiediamo ai lavoratori di farlo gratis, ma manco per sognarlo, manco avendo un incubo, ci permetteremo. È previsto lo straordinario che viene regolarmente pagato e quindi registriamo una risposta che non ci soddisfa delle organizzazioni sindacali, che rispettiamo, come dire, perché siamo persone che rispettano, ma non ne comprendiamo le ragioni. Detto questo, il prefetto ha detto che farà dei passi anche lei oggi. L'amministratore unico di ANM mi ha garantito che comunque manderà un interpello a tutti i lavoratori, esattamente stamattina. Che potrei dirvi? Quello che direbbe un napoletano di buon senso, esprimerei da sindaco di Napoli gratitudine. Perché dobbiamo impedire a delle persone di non poter venire a una festa di popolo che si fa sulla piazza più importante della nostra città e poi dopo sul lungomare? Ecco, sarebbe un gesto che non vi voglio ripetere l'ora di intervento che ho fatto ieri sera, ma ieri sera io ho delineato una strategia che non è il baratro di ANM, ma è assolutamente la rinascita. Allora per rinascere devi innanzitutto crederci, noi ci crediamo tantissimo, ma credere significa anche fare azioni che fanno capire che tu non stai in sala di rianimazione, ma che vuoi vivere, vuoi dare dei segnali alla città. E quindi io mi aspetto molto dalle organizzazioni sindacali tutte, anche quelle che non c'erano, che riprendano il dialogo, ovviamente dall'azienda, ovviamente dalla holding, ovviamente dai lavoratori e lavoratrici, perché il messaggio è chiaro, se qua si sbaglia, è un po' come il discorso che dicevamo prima, se qua sbagli mossa nei prossimi 120 giorni, il rischio più grave non ricade sul sindaco, il rischio più grave non ricade manco inizialmente sui napoletani, il rischio più grave grava sulle lavoratrici e lavoratori, che rischiano di andare a casa. Mentre invece con le azioni che noi abbiamo messo in campo noi possiamo garantire l'azienda tutta pubblica, in maggioranza pubblica, si riapre un dibattito. Per me l'opzione tutta pubblica è la prioritaria. Sicuramente tutti i posti di lavoro, sicuramente l'innalzamento della qualità dei servizi. Noi abbiamo messo in campo tutte le azioni normative, finanziarie, amministrative perché questo possa accadere. Senza i lavoratori si può fare? No. Senza il sindaco si può fare? No. Senza gli altri soggetti si può fare? No. Quindi dobbiamo essere una squadra, ognuno porta i suoi contenuti, lavoriamo a un piano industriale, finiamola con la stagione, come dire, delle rivendicazioni inutili oppure di dire non andiamo dal sindaco, no, come ha fatto un sindacato, perché il sindaco ha portato i libri in tribunale, si vede che manca a queste persone anche la cognizione minima del diritto, perché innanzitutto il sindaco non va in tribunale, i libri in tribunale, seconda cosa, se avessimo portato i libri in tribunale significava fallimento. Invece così, il rilancio di ANM, queste persone stanno scherzando non sulla loro pelle, sulla pelle dei lavoratori. Allora io ho il dovere da sindaco di dire che senza questa amministrazione, senza questa compattezza sarebbe già saltata ANM e senza questo sindaco, questa compattezza, questa maggioranza e questa forza ANM non si rilancia. Quindi ognuno si assumesse le sue responsabilità, si facesse un bel cenone, si rilassasse il 1 gennaio, perché dal 2 gennaio noi partiamo a 100.000. Cioè abbiamo una forza dentro su ANM e sulle altre cose che la città se ne accorgerà. Chi ci vuole stare ci sta, chi non ci vuole stare ce lo dica subito, perché noi non andremo a sbattere contro un muro. Quindi questa è una partita importantissima nell'interesse dell'azienda, dei lavoratori e, scusatemi, soprattutto dei napoletani. E chiudo veramente, perché poi gli improperi principali
su questo tema chi se li prenda? I conducenti degli autobus, i conducenti delle metropolitane e il sindaco. Questi sono il bersaglio. E vi sembra una cosa normale? Allora la facciamo insieme questa battaglia, sindaco, lavoratori, azienda, oppure noi non possiamo essere lasciati, come dire, da soli a farla, perché non la vinceremo, pur portandola avanti fino in fondo. Io sono fiducioso, perché anche ieri l'incontro, e chiudo, è stato utile, è stato proficuo, ci siamo guardati in faccia, ci siamo parlati e devo dire, mi sembra che ci sia la volontà giusta per ripartire insieme. Quindi non do un giudizio negativo sulle strategie. Sul 31, veramente, non è un appello, però è una cosa di buon senso che sto facendo. Appelli non ne faccio perché non è il caso di farlo, è un ragionamento di buon senso. Allora, il tema, questa è un'altra cosa che dobbiamo cambiare. Nel vecchio contratto di servizio ANM, il lavoro serale e notturno non è inserito nel contratto di servizio, va su straordinario. Lo straordinario sapete perfettamente che è su base volontaria, quindi uno dei primi atti che è previsto anche nel protocollo, tra l'altro, è che faremo che nel contratto di servizio nuovo, nel piano industriale, praticamente ci sarà un servizio H24 come tutte le grandi capitali del mondo. Ci sarà chi fa il turno la mattina e poi quindi finirà. Il prefetto è intervenuto per ragioni di sicurezza. No, credo che convochi pure i sindacati, così mi ha detto ieri sera. Penso che lei tra oggi e domani convochi i sindacati, farà un appello, ma è un appello di buon senso, perché noi non possiamo costringere nessuno, però è chiaro che insomma dobbiamo anche dire alla città che se questo non accade è perché nessuno ha dato la disponibilità. Stiamo parlando di un servizio che viene pagato. Siamo pagati un servizio straordinario e viene pagato, ma stiamo anche parlando almeno il 31, non l'hanno fatto fino a mo' negli altri giorni, che è una giornata particolare dove ci sta l'interesse di una città anche per ragioni di sicurezza.